super gol, quindi subito alla fine. Per il visto subiamo, bellissima munizione che va sotto al 7, destro spettacolare. Quindi 1-0 per la squadra di casa. Ancora buona corsa qui di Vitaliano che prova al centro. Il tocco ancora per Chieles, prova a liberare la conclusione, vince il rimpallo, la palla è buona per lui e spara in rete il gol che vale 2-0. Quindi avvio sprint per i ragazzi di casa, subito raddoppio per Visto Subiaco. Il gol è il numero 6, Chieles. La lancio di Omeni complicato, ma bella l'idea, la spizzata di Bruno favorisce di Roma che spara però addosso a Famoso. Gira però, diretta a nessuna questa sfera, se non per Ciaffi. Ora lancio lungo, bello per Favale che prova lo scavetto, esce Famoso, la palla rimane lì. Può chiudere Giorgi, ancora rischio Academy. Punto di battuto sempre Navarroli, corsa lunga. Parte buon tiro, ci mette le mani però bene Rapone, che nega l'intervento vincente di Zilu. Quindi calcio d'angolo Academy. Tutta la munizione a cercare Pesciarelli, tagliato verso l'interno del campo, ora arriva un'altra tocco volante. Il giocatore ha visto favorisce ora Sartori, ora è un per lui, tiro a giro, quindi Colucci piazzato. Parte il primo palo, ora pone a buona guardia la tiene. Cominciare l'azione dell'Academy, rischia la giocata, Bruno, palla buona per Chieles, esce Famoso, Chieles scavetto, mette in rete, ancora l'eccellenza difensiva in uscita per lo Sporting, Chieles, doppietta personale. Porta la sua squadra sul 3-0. Tutto quanto si può procedere alla battuta di questo calcio di rigore, va dagli 11 metri Sartori. Apre il piatto, Rapone lo ipotizza, si butta sul lato giusto e il scopo rimane sul 3-0, incredibile. Sono un po' corto, intercettato dalla difesa avversaria. Ancora Vitaliano, oggi dietro per Lanciotti. Rischia la giocata, infatti Colucci gli la soffia, pensa alla conclusione, Colucci parte altissimo, bello destro di Colucci, improvviso colpo sorpresa Rapone, si chiude così il primo tempo sul risultato di 3-1, super gol di Colucci dalla distanza. Tutto pronto? Anzi no. Può iniziare il gioco? Ripartiamo, azione, sesso, lo Sporting. Bruno si avvicina Colucci, largo, Bruno prende rincorsa corposa, poi lancia alto, direzione Sartori, non riesce a toccare il numero 10, la palla ribattuta, trova Putti. È un po' complicato, alza la gamba, tutto regolare, ancora Putti, trovato in casa la palla, palla cortissima per lui, alla fine si impegna e prosegue la corsa. Il pressing la palla sfila buona a Colucci, bel dribbling di Colucci sull'esterno, poi sbaglia però clamoroso il mancino, finisce larghissimo, la porta spalancata, Colucci cercava il gol del 3-2. Vincitrice, l'ultimo mondiale in Qatar. Ora Simiri, tocca al centro per palla, può prendere il via, poi si ferma il numero 8, prova ancora la giocata, buona per Sartori. Lancio al centro, sfila buono per Pesciarelli che si è messo ancora sul lato sinistro, poi Bruno, cross, bello. Arriva la spizzata, bellissima di De Carolis, che accorcia, ma splendido il cross di Bruno, De Carolis, zuccata vincente, sorpreso Rapone sul secondo palo, 3-2. Il lancio per Favale, si avvicina Zilu che non riesce a vincere il contesto, ma è bella vera riga di Favale, prova a proseguire l'azione, esalta anche Navarroli, sempre Favale sull'alto, esalta ancora una volta Zilu. Si mette in proprio, poi scarica Chieles, tutto solo, tiro sporco però di Chieles, di collo esterno, super occasione per chiudere qui l'incontro per il numero 6 Chieles, che può dare la tenuta personale, non arriva il gol del 4-2, ancora aperta la sfida, quindi grande cavalcata del numero 4, questa è la beffa dello Sporting, ormai dei punti sono in tasca alla vista, tante critiche, non so se c'è il tiro di gara, comunque il gol è perfetto, Dio Beni. Bellissima cavalcata, ha trovato la forza nelle gambe e nella testa per arrivare in porta, scavalcato Famoso con un tocco unico quanto raro, gol del 4-2 per la vista superata, che vedo ormai 3 punti in tasca. Sono scavetto Chieles che esce di molto e si chiude qui l'incontro,
quindi arriva la vittoria per la squadra di casa, batte 4-2 lo Sporting, tante critiche, tanti gol, tanti bei gol, soprattutto direi arrivano i 3 punti per la squadra di casa, che quindi aggancia l'Academy a pari punti. Ora sono entrambe le formazioni a 19, cercano di raggiungere la vetta della classifica. Un po' di confusione, dunque partita godibile, meteo perfetto, vi salutiamo.